Assessore, oggi si è parlato delle opere pubbliche e in particolar modo è stato posto un voto su questo? Dunque, si è parlato di una variazione al piano triennale. Praticamente noi abbiamo presentato un piano triennale per le opere pubbliche nel mese di maggio, è stato approvato in Consiglio. Dopodiché si è reso necessario nel corso dei giorni seguenti, dei mesi seguenti, si è reso necessario integrare, aggiornare questo piano, in quanto sono usciti dei bandi ai quali abbiamo partecipato e che necessitavano di avere i progetti proposti inseriti nel piano triennale. Per questo motivo quindi è stato necessario integrare il piano con questi nuovi progetti. Quali sono questi progetti? Dunque, due riguardavano un bando che era uscito per la ristrutturazione di scuole di infanzia e asili. E noi avevamo fatto richiesta per la scuola del Gesù, la scuola di infanzia del Gesù, dove in questo momento stanno smontando il tetto di amianto che c'è. E per una nuova scuola nella frazione Papanice. Sono queste le nuove opere, i nuovi progetti o c'è dell'altro? No, c'è dell'altro. Poi c'è stato successivamente la necessità di inserire 7 progetti che facevano parte di un altro bando per la rigenerazione urbana, e che erano praticamente la riqualificazione di quartieri di Crotone, 300 alloggi, San Francesco, Gabelluccia, eccetera. Quindi in realtà si sta lavorando per migliorare la qualità della vita per le scuole ma anche per i quartieri? Beh certo, questo è chiaro, è la motivazione che spinge l'amministrazione è proprio questa, migliorare la qualità della vita degli abitanti e della città, certo.